nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono Paluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio no Cristof no della nostra legacy share ragazzi il nostro progetto share che in realtà non è poi una legacy o la chiamo legacy ragazzi però non è che sia proprio una Legacy. Chi è che ti chiama tesoro? Ho saputo che la Lounge Bar si sta svolgendo. La vetrina di Talenti. c'è una figuraccia imbarazzante. No, non è il momento. Lui sta qui, ragazzi. Sta giocando con i videogiochi. E uh, va meglio il divertimento, tesoro? Perché tra molto, ragazzi. Lui, dov'è, dov'è? Io tutte le volte, ragazzi, è un disastro. Chiama per un servizio. Chiamerà per un servizio. Mentre la nostra, potete vedere, si è preparata. Uh, fai così tesoro Scusate ragazzi Sto facendo un casotto Ok Fai così mh, Lavati i denti E poi eh, Pizza a domicilio Sì Lui ordinerà la pizza ragazzi stasera Facciamo mh, Alla diavola Mentre la nostra Date una sistemata No, flirtante non mi interessa. Datti la carica, dai, si dà la carica, perché sì, ragazzi, in questo episodio, finalmente festeggeremo laddio al celibato con la nostra linette. Mentre Harvey appunto rimane a casa. Non è il suo momento, è il momento della nostra linette, ragazzi. Eh sì, sì, sì. Quindi io immagino lei verrà qui. E gli dirà tipo, um, allora, hai ordinato qualcosa. Cioè, tu cosa. come passerai la serata? Vediamo se arriva ragazzi il fattorino Io come potete vedere ragazzi ho eh, messo tutta una serie di negozi a, Cioè ora Newcrest si può dire ragazzi che è viva Perché io l'ho ho deciso di mettere tutti i negozi, tutta una serie di lotti Perché vederla vuota mi, mi dispiaceva troppo E quindi sì, ho deciso di arricchirla un pochino e quindi la nostra si sta preoccupando, ma tu cosa farai? Insomma, inviti i tuoi amici, passi una seratina? Non ti preoccupare, guarda, mi nutrirò di sano cibo spazzatura. Eh? Eh? Caffè per restare sveglio e giocare con i videogiochi. E lei... Ah, sì? Pujing. In no, Questa serata così fredda, no. mi raccomando. Eh, stai coperto, non stare così a mezze maniche, sta dicendo. Ma ti mancherò? E lui, ma certo, tesoro, che mi mancherai. Ovviamente, no, non devi spettegolare. Dai, su, che il gran giorno si sta avvicinando. Eh, lo so, eh, tesoro, lo so. Qua non arriva il fattorino, comunque, ragazzi, vabbè. Perché la nostra, ragazzi, sta per. Inizia il raduno, non degli share ovviamente, ma amici come in France, ovviamente Inizia il raduno, ragazzi, quindi immaginiamo che stia aspettando l'arrivo della nostra amico. Perché Miko le ha organizzato una seratina molto speciale, ovviamente Tu non ti preoccupare, vai a divertirti E lei lo solletica senza pietà Sei proprio sicuro che posso lasciarti solo, vero? Sicuro, 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 sicuro. El, Ma sì, vai, vai a divertirti, stai tranquilla, non ti preoccupare È arrivato anche il fattorino della pizza, era anche ora quindi il nostro verrà qui e prendi la pizza, quindi smettetela voi due di fare i piccioncini perché è arrivato anche Mico e non mi sembra il caso. Mentre la nostra, ovviamente, verrà qui e abbraccerà la sua amica. E poi, ragazzi, eh, le racconterà. Io, ovviamente, già immaginato che loro abbiano parlato al telefono, figuriamoci se non hanno spettegolato su come è andata l'uscita. Ragazzi, con la famiglia di Harvey, voglio dire, chi non lo farebbe, però, uh, oh, ma non puoi abbracciarla, che peccato. Vabbè, le racconterà una storia incredibile. Quindi, basta, dopodiché, ragazzi, visto che abbiamo una seratina movimentatissima, e lei da su sono arrivata. La nostra serata ha inizio E lui non, Mi raccomando Oh ah, Si abbracciano Perfetto Mi raccomando Niente, niente spogliarelli Sta dicendo lui No ma, ma no Figurati Non mi interessano quei rospi Sì vabbè tesoro Come no Ehm um, Hai pagato qui Hai fatto quello che dovevi Dai la mancia Dai Siamo dei poveracci Però Sempre con classe Ovviamente Forza Guarda, comunque la famiglia di Harvey è una palla allucinante Ma davvero? Sì, sì, Sp ti spiego meglio uh, Comunque, ok, va bene Dunque, direi che è arrivato il momento per, i nostri, per le nostre, o meglio, di viaggiare Ovviamente, ragazzi, immaginiamo che um, sia amico ad aver organizzato la serata E quindi sia amico a portarla in giro, no? Ecco E, um, e quindi sì, andiamo Scoprire cosa però avrà organizzato Miko, perché Miko si è data molto da fare, ragazzi. Ha scelto proprio dei posticini che sono perfetti per i gusti della nostra Linette. La prima tappa, ragazzi, è il Drive-in dinner cioè è un posto spettacolare e io l'ho, cioè, secondo me è proprio adatto alla nostra Linette, creato da X Rubes. È un ristorante, ovviamente, guardate quanto è bello. Ora io l'ho collocato um, a Del Sol Valle in un lotto che è... Mi sembra Del Sol Valle, sì. In un lotto, ragazzi, comunque, che era un po' più grandino. Quindi ho cercato di riempire gli spazi vuoti. Um, ora ve lo mostrerò. Vedete, tipo qui ho messo due piscine. Qui un campetto così da basket. Uh, L'estate, ecco per chi vuole, no. Um, Farsi così Perché l'ho immaginato anche un posto al di là di un, di un ristorante Ma proprio un ritrovo, no? In cui le famiglie possono andare Possono trascorrere del tempo Qui l'angolo invece per i bimbi più piccolini I bambini, vedete, i giochi Perché magari mentre i genitori stanno mangiando I bambini, sapete, magari si scocciano E quindi vogliono uscire, no? Quindi questo è il posto Ragazzi, dire che è uno spettacolo È dir poco Io, cioè, l'ho visto altro che amore a prima vista, ragazzi, proprio meraviglioso, non ci sono altre parole per definirlo, è veramente spettacolare. Qui all'esterno c'è ovviamente per chiedere un tavolo, Mi immagino che le nostre abbiano già il tavolo all'interno, comunque vedete qui, io ho richiesto questo tavolo qui. Guardate che bello, ragazzi, ma è veramente strepitoso, è stupendo, cioè i tavolini, qui il bagno mh, per le signorine, qui la cucina Qui invece il bagno per i maschietti. Poi guardate l'esterno comunque, no ora io non le farò mangiare all'esterno perché fa freddo. E... Però è veramente, ragazzi, fatto benissimo. Cioè, è stupendo, proprio non ho altre parole. Quindi immaginiamo che la nostra lei è appassionata, ragazzi, secondo me, di videogiochi. Ninette e... è un po' una nerd, quindi videogiochi, film, tutto quello che. Um... comunque che è il cinema. Serie TV, sapete, no, queste cose, videogiochi, eccetera. Lei è proprio una fan sfegatata. Quindi, come non presentarsi in un posto del genere? Mico, ha pensato a tutto. Oddio, ragazzi, questa è la musica di The Sims 2, mi pare. Oh, è bellissimo! Allora, andiamo. Allora, ragazzi, questo è uno dei look che io ho scelto per Miko Non so perché sia conciata in questo modo adesso. Ma fa freddo, tesoro, vabbè. Ehm. Quindi sì Le nostre sono qui Ah non avevo scelto questa Avevo scelto questo ragazzi Vabbè insomma avete capito E quindi wow questo posto è spettacolare E lei hai visto dove ti ho portato? Quindi amichevole E ovviamente Io immagino lei cioè Farà adula perché Mico è fantastica Adoro questo posto È veramente come una giornata di sole Meraviglioso lo adoro Sì perché anche io ragazzi quindi Condivido l'entusiasmo. Oddio, chissà che cibo buonissimo. Potremmo mangiare qui. Vabbè, insomma, no. E lei: beh, io non perdo tempo a prendere mosche, tesoro. Conosco i tuoi gusti. Non potevo certo non portarti in un posto spettacolare come questo. E poi la nostra farà una conversazione profonda e racconterà un po' dell'uscita, no? Con eh, i suoi genitori. Con eh, i su Oh, guarda è stato proprio la tomba dell'allegria L'uscita con loro Sono persone così serie No amico guarda Secondo me non andremo mai d'accordo Eh tesoro mi hai ragione Ordina per il tavolo Volevo prendere proprio una macchina e fuggire in quel momento Te lo giuro Comunque ordiniamo non pensiamo Scusami donna ma con questo look Ma io non lo so perdonami Ma indossa la divisa come tutti gli altri Mamma mia, è sempre un personaggio, ragazzi, sopra le righe. Non accettano nemmeno che lavori, guarda, con i computer. È una cosa che mi stressa. Ma che ti frega! oh Tu ami il tuo lavoro, no? I videogiochi, la musica. Ma lasciali perdere, quei vecchioni. <ride> ok, tesoro. Ma sì, hai ragione, Io devo essere sempre me stessa. Ti ringrazio. Ah, per fortuna che ci sei ma tu, amico, che non perdi tempo a prendere mosche, ma certo ci penso io a risollevarti l'umore tesoro, figurati, ok, perfetto. Quindi vediamo un po', chiacchiera con Miko, va bene tesoro, lo stai facendo tipo da 45 minuti, però va bene. Eh, la promozione, eh, lo so tesoro, vorresti, eh, fammi vedere qua com'è fra tre giorni. Vabbè dai, non manca poi molto, dai. Chiacchiera un po' con lei, sì. Chiedi anche a lei comunque come sta. Quindi, chiedile della sua giornata. Comunque, guarda, mi lasci come una statua al racconto di queste cose. Cioè, quei tizi sono come dischi rotti praticamente. Sì, Guarda, ma lasciamo stare. Invece, la tua giornata come va? Ma guarda, tutto bene. Ho preso un cappuccino questa mattina con una persona interessante per lavoro, sai? Sempre per lavoro. Non raccontarli palle hai conosciuto qualcuno? Va bene, poi entusiasmati per la nuova serie TV. Mi raccomando, stai attenta che non sia tipo un pipistrello o un bambino. Un tuo autografo mi renderebbe veramente felice. Sei il mio di al nubilato. E lei, ah, ti stai per sposare? Sì, ti prego, mi faresti questo regalo? Per favore? E lei va bene, dai? Guardatela, ragazzi, è proprio esaltatissima Ti ringrazio, ti ringrazio davvero di cuore E da Del Sol Valley, ragazzi, siamo, uh, ci siamo trasferiti, spostati momentaneamente A Brindleton Bay Al Tetris Museum Creato da Magpie Cliff Spero di averlo pronunciato bene questo è un lotto che mi è stato consigliato dalla mia carissima amica Tati Sim. andate nel suo canale ragazzi perché fa delle creazioni a dir poco strepitose, e mi piaceva l'idea di portare um, Linette qui, perché ho pensato che uh, Miko, sap sapendo no, di questa struttura e essendo convinta che non durerà molto, perché poi ragazzi io l'ho volontariamente collocata a Brillianton Bay perché... Diciamo che rispetto al look della cittadina generale, no? Questa molto contrasta parecchio, diciamo ok. Quindi, eh, Mico ha saputo di questo museo e ha detto: guarda, secondo me non durerà tanto. Eh, quindi, ehm, ho pensato di portarti qui ed è veramente, ragazzi, molto carino e molto particolare. Ora, guardate, è proprio dedicata al Tetris. Quindi, guardate che meraviglia! È perfetto per Linette. Quindi, qui al piano di sotto c'è un piccolo bar. Magari le nostre potrebbero bere qualcosa, poi si sale qui e io ho immaginato magari, ragazzi, che ci siano tutta una serie di um, ecco poster dedicati appunto ai videogiochi o a determinati film. E quindi che loro possano fare un breve giro, perché poi ovviamente, ragazzi, non è che potranno star qui. Cioè, a parte osservare, non è che c'è molto da fare. Però mi piaceva proprio tanto questa idea qui: l'angolo per lasciare tipo il cappotto, così, un piccolo salottino, chiamiamolo, no? Un angolino per stare, um, se dovete, insomma tranquille. Guardate anche qui fuori: che carino, sempre tutto fatto in stile Tetris, è a dir poco spettacolare. Io ringrazio veramente di cuore la mia amica Tati perché è, è meraviglioso, cioè non, non ci sono altre parole per descriverlo. Guardate, tutto colorato. Poi sapete che io amo. In particolare le cose molto colorate, molto, no? Eh, con alcuni personaggi delle mie storie li vedo eh, più adatti, diciamo, rispetto ad altri a posti parecchio colorati, parecchio movimentati E Linette secondo me è perfetta per questo posticino qui Quindi, vai qui insieme Perché lei dirà, oddio non lo sapevo che aveva aperto questo Cioè, avevo, e poi osserva insieme, avevo sentito parlare di questo museo, le dirà perché figuriamoci se una come Linette, ragazzi, non sta sempre sul pezzo. Però non sapevo che avessero già effettivamente aperto. Cavolo, mi sono persa l'inaugurazione! Magari le dirà, tipo, no? Eh, lo so, tesoro, eh, che devi fare? Quindi vai qui. E lei, oh mamma mia, questo è il poster originale. E lei lo sapevo che ti sarebbe piaciuto questo posto. Eh, si, sì, rallegra. Lei è mica straordinaria. Ma come fai a trovare cioè questi posti perfetti? Per me, insomma, cioè, lei ragazzi, le farà anche un complimento sincero perché è veramente felice di sapere comunque che ha un'amica così ehm, attenta, no, ai suoi interessi, alle sue passioni. Loro sono diventate veramente, ragazzi, cioè, hanno sviluppato la loro amicizia proprio. Um, molto rapidamente. Si sono proprio trovate. Sono come anime gemelle, in un certo senso. Da questo punto di vista. Perché vanno veramente d'amore e d'accordo. Quindi, lei impara a conoscere, le dirà: Ma anche tu. Quindi, poi alla fine. Um, Sapevo sì che avevi anche tu un interesse, ma non ti facevo così appassionata. Mico, mi sorprendi. E lei: è, guarda. L'ho fatto principalmente per te, eh? Abbiamo gli stessi gusti musicali anche, insomma Siamo come anime gemelle Sì, lo dici sempre, Lynette, che siamo come anime gemelle, lo so È che io non perdo tempo a prendere mosche, capisci? Oh, guarda, è meraviglioso È meglio di una giornata di pioggia Eh, vabbè, tesoro Questa è veramente musica Per il mio cuore E lei, oh, sono felice di saperlo Ci tenevo a, insomma, portarti in posticini particolari, no? Dopo tutto il tuo addio al nubilato. <ride> non importa i soldi che spenderemo, che spenderà, perché tesoro, li sta spendendo lei i soldi, però vabbè, dettagli. Prima quel posticino in cui abbiamo mangiato roba spettacolare, adesso questo museo... Cara la maschera, amico, tu mi conosci meglio delle tue tasche. Eh yes, sì, effettivamente sì. Sapevo che non mi avresti regalato un addio al, al nubilato da spazzatura. Ah, che bella giornata, sta dicendo lei, e quindi... Poi Linette, ragazzi, io la immagino anche molto... Um, fisica nel senso, no? La abbraccerà. Le dirà, hai fatto quindi delle ricerche con lo smartphone? Certo, Linette, che ho fatto delle ricerche con lo smartphone, figurati. Sono stata giorni, ho anche trascurato le pulizie di casa. Oh, ma guarda, verrai fatte io le pulizie in casa, sì, certo, come se ti piacesse. Tesoro. E immagino che hai preso la macchina e sei venuta prima a verificare di... Questi posti, giusto? E lei, ma certo! Oh, amico, sei la migliore! Dorna. Non ti nego che speravo di rimorchiare qua! Però... Non c'è nessuno di decente da spupazzare e sbaciucchiare! E lei, oh! Veramente? Oh, che peccato! Eh, ma sai... Forse avevi più speranza al posto dove abbiamo mangiato prima! È un po'... Come dire... Costosetto però è eh, perché è particolare giusto Eh o forse sai dove In biblioteca Lì magari potresti trovare la tua anima gemella Anche se io ho in mente qualcosa per te Oh guarda non farmi l'amate eh Non combinarmi l'amate eh sì perché Linetta ragazzi ha già in mente qualcosa Quindi vai qui andate qui insieme Vai qui insieme E si può osservare No che peccato Dai osserva insieme questo perché sì, figuriamoci: la nostra ha già deciso con chi dovrà perlomeno provare <ride> ad accoppiare la sua amica amico. Eh, c'è un carissimo amico di, di Harvey, che secondo Linette sarebbe proprio perfetto per lei, ragazzi. Quindi. Io grido e 420. Troverò. Descrivi l'invasione di robot, ok? Troverò il tipo giusto per te. O meglio, l'ho già trovato e lei ti prego, Linette. Ti fai prendere dall'entusiasmo, poi magari mi porti tipo un cesso. Un tizio da immondizia. Eh? Guarda, ti dico la verità. Secondo me ci sono di mezzo gli alieni perché siete perfetti per stare insieme. Capito? Come una stella cadente. Due stelle cadenti che si incrociano qui sulla Terra. Sì, vabbè, tesoro, abbiamo capito. Ah, <ride> fidati di me, non so io come fare. Io, guarda. Ho già pensato a tutto. E lei, Elinette, ti prego, riflettici prima di incasinarmi la vita con qualcuno. Ma stai tranquilla che ho già pensato a tutto. Ok, va bene, ragazzi. Sono preoccupata comunque, ti dirò. Che cosa le hai detto? Hai condiviso pensieri malinconici? Ma no, tesoro. Del resto non vorrei. Magari immaginiamo che le abbia detto io temo sempre che tu possa restare sola come una zitella E lei, no, non dire così E lei, eh sì, ma ora la musica cambierà Perché ho trovato già qualcuno perfetto per te Ok, va bene, ragazzi, abbiamo capito Linette vuole sistemare Miko Perché lei si sta per sistemare Cioè, lei si è fatta già i film, ragazzi nel suo... Nella sua piccola testolina Cioè, anche Miko si fidanzerà Anche Miko si sposerà E quando avremo dei figli Cresceranno insieme e un domani si sposeranno Cioè, lei si è già fatta eh, Ragazzi, tutto... Un film, capito? Proprio Chuck si gira, sono partite le riprese eh, Nella sua testa ha anche già vinto l'Oscar praticamente ragazzi Per tutti i film mentali che si è fatta, ve lo dico proprio sinceramente E l'ultima tappa ragazzi è il Twin Oracle Game Time Creato da Steph Womack Credo si pronunci così Ed è ragazzi un lotto strepitoso Cioè io ho immaginato eh, che poi il più della serata... Anche perché è già tardi, potesse svolgersi qui. Ragazzi, siamo a Dwemyss Springs. Eh, quindi praticamente si sono, cioè, si, sono, si sono girate il mondo queste due. E la nostra ha pensato bene. Eh, mico, intendo, stiamo ancora con il raduno attivo, inizia il raduno. Qui non posso essere già nel club se mi dovranno raggiungere. Vabbè, sì, se ne frega, allora tenilo così. Tanto sono arrivate insieme, poi ragazzi, se amico se ne dovesse andare, pazienza. Immaginiamo che magari lei sta, anche all'inettrica, invece decide di, di fermarsi ancora un po'. Ehm... In questo lotto, che praticamente è come una sala giochi, un po' particolare, cioè, nel senso, si entra da qui e c'è lo spazio per i bimbi. Quindi intrattenimento ragazzi, praticamente per tutte le età. Qui per i toddler, eh, qui già per i bimbi un po' più grandi, vedete la postazione per i voto mostri, si può giocare a carte, eh, a l'ama qua, ehm, poi anche di qua, ragazzi, c'è il bar. Guardate, c'è proprio stile sala giochi, ce n'erano moltissime, ragazzi, che mi piacevano, però alla fine ho scelto questa. Qui ci sono i bagni. Qui è un angolino con, col bar dove ci si può sedere, chiacchierare così. Al piano di sopra, ragazzi, Guardate pista da bowling, ci si può sedere anche qua a chiacchierare. Insomma, così qui ancora pista, eh, giochi, ci si può rilassare. Insomma, ragazzi, Cioè è veramente veramente bello. E poi qui invece ehm, ecco ve lo mostro dall'esterno. Guardate che spettacolo che è. Quindi, questo è proprio, ragazzi, avete presente il paese dei balocchi di pinocchio, ecco per Linet. È questo, quindi lei vedrà questo posto. Entrerà qui perché poi lo conosce questo posto e voleva andarci. Quindi gioca un gioco arcade con Miko. Ovviamente, lei dai, presto dobbiamo assolutamente sfidarci. Vincerà questa sfida, ragazzi? Non ne ho idea, ma c'è da diventare sordi comunque, eh, ve lo dico proprio sinceramente. E lei, forza, Miko. Mi raccomando, rimani concentrata. Sì, scusate, devo vedere le loro facce perché io sono le facce. Che mi interessano quando fanno queste azioni qui Forza Cioè, convinte tutte e due proprio, eh Chi vincerà questa sfida, ragazzi? E quindi sì, Miko ha regalato... All'inette Un addio al nubilato ragazzi Veramente con i fiocchi Proprio in stile l'inette uh, L'inette non era certo tipo da spogliarelli No da queste cose No a lei non gliene fregava proprio Un pelo di niente in realtà Lei voleva proprio um, Una serata così Ecco a lei andrà. Cioè, sarebbe anche accontentata di una pizza a casa con Miko e videogiochi, eh, conoscendola. Però la nostra amico ha voluto proprio ehm, portarla in un posticino un po' più particolare. Sa quanto Linette ci tenga. Quindi vieni qui, gioca. Invita a giocare a bowling. Una partita da 5 frame. Dai, giocate, Miko. E quindi direi, ragazzi, che a questo punto, con la nostra Linette, che. Si sta divertendo, ragazzi. Sono le 5 del mattino, cioè proprio hanno folleggiato tutta notte, queste due, veramente. Harvey, tipo, le avrà inviato 500.000 sms, io lo so per certo. Però, tesoro, fai una cosa, scusami, eh. Fuma. Hai fame di nuovo, tesoro? Scusate, ragazzi, ma non ha molto senso per me, questo abbigliamento. Quindi, cambia vestito. Se hai freddo, indossa qualcosa, qualcos'altro, ma. Dai, ecco. Ho già questo, dai su, fatevi questa partita. Quindi direi che con questo al nubilato della nostra linette noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, se ehm, secondo voi Miko ha organizzato qualcosa di mh, azzeccato, ecco, mettiamola in questo modo per linette. O le... Beh ci stava tesoro, perdonami, eh. O meno, o se voi magari vi aspettavate qualcosa di diverso. Secondo me... È proprio perfetto per Linet. Però sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi. Quindi, veramente lasciatemi i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito ovviamente. Uh, hai preso una promozione. Lui sarà un botanico. Sì, perché progettista non ce lo vedo, più botanico, ti interessa il lato scientifico delle piante? Allora usa la tua conoscenza per migliorare la natura, i botanici analizzano piante, scrivono articoli e alla fine possono ottenere scusate sovvenzioni Avrai inoltre l'opportunità di essere mangiate. Ehm, di lavorare con tante piante mucca Ok, 40 si muoiono all'ora, invece questo 35, vabbè ma non è solo un, un discorso di... Mh... Di soldi, cioè nel senso, lui magari ha lavorato in azienda. Quindi questa parte è un po' più logica, scientifica. Non lo so. Ce lo vedo di più piuttosto che dedicarsi a alle composizioni floreali, ragazzi. Sì, quindi sì. Fanatico delle piante: 15 simoleone in pluralità per un totale di 40 all'ora. 600 simoleone bacca di pianta a mucca. Quindi potremmo eh, piantarne altre. E lei invece ha raggiunto il livello 2 di bowling. Quindi sì. Uh, tu, caro mio, lavora da casa perché sei a pezzi, praticamente, sei molto a disagio. Come è fatto a ridurti così, io non lo so. Perché, ragazzi, veramente non lo so. Prenditi cura di te, dai, Harvey, per favore. E quindi con la nostra Linette che ha trascorso questa. Nottata barra mattinata all'insegna del divertimento, io direi che possiamo fermarci qua ragazzi. Se vi è piaciuto come vi stavo dicendo, lasciatemi un commento e iscrivetevi al canale, mi raccomando. E vi ricordo che mh, questa Legacy, mettiamola così. Ehm, è in collaborazione col forum di The Sims Saga. E con la mh, mia carissima amica che ha costruito la casetta di Linette eh, Tati Sim. Quindi mi raccomando, in descrizione trovate il link. Oh! Mamma mia tesoro! Il link al forum di DESEM Saga ed anche poi um, il link, ovviamente, al, um, al sito da cui potete scaricare le creazioni della mia amica Dati. Tutti quei quadrucci carini che io ho sistemato in bagno, eh, insomma, per casa, ecco, nella nostra linetta, in giro per casa. Quindi, veramente, fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre in descrizione trovate tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Insomma, andate ragazzi, iscrivetevi e campanelline attive. Sono veramente curiosa di sapere i vostri pareri al riguardo. E fatemi sapere cosa pensate potranno organizzare gli amici di Harvey per il suo addio invece al prelibato. Cioè vi ricordo che i suoi amici sono Akira e Jay Huntington III Cosa organizzeranno ragazzi? Chi lo sa Detto questo ragazzi Io vi auguro un fantastico fine settimana Una buona giornata o una buona serata A seconda del momento in cui guarderete questo episodio Vi rimando al prossimo ne Accompagneremo appunto Arby nel suo addio al celibato Quindi sono molto molto curiosa Sul Soul Sinners E non...